Salve cipollini e cipollotti e benvenuti nel mio canale. Qua a parlarvi è Dexflex e oggi siamo in compagnia di un nuovissimo gioco chiamato Hellgate London. Forse avrò detto sbagliato, ma vabbè, questo è il titolo, come vedete qua. È un nuovo gioco che voglio portare sul canale. Questo gioco riguarda, diciamo, l'inferno che è arrivato sulla Terra, tratta più o meno. Cioè, esattamente che i mostri, i demoni sono tornati sulla Terra a mangiarci le anime. Eh sì. A me questo gioco personalmente mi piace molto, quindi ho deciso di farlo anche con voi. E quindi pubblicarlo su YouTube. I video, ovviamente, come al solito, se no cosa sto a registrare qua? A fa cosa? Benissimo. Adesso sono un giocatore singolo, infatti, come vedete. Quindi adesso iniziamo a scegliersi il personaggio. Adesso fa caricamento e dobbiamo aspettare. Se carica magari più velocemente, forse facciamo qualcosa in tempo. Eh sì. Ed eccoci qua ragazzi. Questa è la zona dove ci creiamo il personaggio. Ovvero dove facciamo il personaggio ovviamente. Quindi adesso vediamo. Mettiamo un nome, il mio, il solito. Se no, cosa sto a mettere? Volto, vediamo. Dopo scegliamo anche la classe. Però per ora scegliamo queste opzioni prima. Dopo scegliamo la classe. Vediamo. No, questo qua mi sembra non tanto buono. Questo qua no. Questo si fa di cocaina, mi sa. Questo qua ha avuto un'infanzia difficile, ma vabbè, lasciamo questo. Capelli, vediamo. Sì, mettiamo questi. Questi mi piacciono, va. Barba. Mettiamo questi. No, questi. Che cazzo di qua? No, questi qua. Lasciamo questi ragazzi, lasciamo questi. È perfetto, perfetto. Lasciamo questi ragazzi. Eh sì. Colore pelle, vediamo. Possiamo scegliere bianco neve. Oppure. Ok, qua andiamo un po' troppo sul scuro, ragazzi. Vediamo altri. Ci sono vari tipi, scegliamo questo. Anzi, no, questo va chiaro, rimango sul classico. Altezza. Aspetta, me lo fai prendere? Si ingrandisce, bene bene. Io direi di lasciarlo così qua. E adesso scegliamo la classe. Allora, mastro di lame. I mastri di lame sono combattenti aggressivi e letali nel corpo a corpo, che rendono al massimo quando impugnano due armi e infliggono dolore con oggetti affilati. No, questo non piace. Invocatore. Io ho sempre sinceramente usato questa classe e molto probabilmente userò questa classe perché è una tra le mie preferite. Però intanto vi faccio vedere le altre classi quali sono. Comunque invocatore, giusto per spiegarvi un attimo, può evocare creature, cioè i demoni, e combatterli al suo fianco. Poi vediamo chi abbiamo. Il mistico che usa la magia. Mi pare che non possa evocare se non uno o due mob e basta. Però per il resto usa la magia. Ondate di furia a sovrannaturale, ecco. Tiratore scelto. Che non è, neanche questo non è male. Forse faremo anche una partita con questo, molto probabilmente. Anche se non al 100%. Ingegnere, anche questo preferisco. Mi piace tantissimo anche questo. Praticamente crea dei robot che combattono a suo fianco. Sono esperti di tecnologia, come scrive qua. Creano robot, eccetera. Oppure il guardiano. Il guardiano, sinceramente, non l'ho mai usato. Quindi non so esattamente cosa dire. Guardiani rappresentano le avanguardie della Sacra Battaglia Templare. Ok. Poi tutto qua. Io scelgo invocatore. Quindi vediamo. Boh, disattiviamo il tutorial che lo so già qual è.
Oppure volete lasciarlo? No, 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 lo so già. Quindi accetta ed è scarica. Caricamento in corso. Ed eccoci qua, ragazzi, nel magico mondo di Hellgate Lowlorn. Ok, andiamo. Comunque, ragazzi, allora, devo dire che il posto è abbastanza tetro. Spero che lo sia anche per voi, se no c'è qualcosa che non ci va. Vediamo. Pronto, mi senti? Rispondi, ti prego. Cosa dice questo? Oh, grazie, ci sei. Forse potremmo farcela. Stavo esplorando, bla 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 bla. Ok, hai capito, ciao. Comunque, se evochiamo un... Ah sì, ci sono anche le visuali in terza persona, in prima persona. Io preferisco questo. E adesso evochiamo un mostro, un demone al nostro comando. Ecco qua. E adesso andiamo a fare il culo a tutti. Eh sì. Però dovrei cambiare sta pistola del piffero perché... Guarda... No, con F si raccoglie. Ok, questo è l'inventario. Bene, siamo a posto. E muori. Ah, guarda te, non è male la pistola. Altro, niente. Bene, su. Ok, abbiamo trovato sto rincoglionito qua di Murmur. Quindi adesso vediamo cosa dice. Grazie, grazie mille, Desfle. Non sono sempre stato solo e indifeso. I templari che mi hanno accompagnato sono stati massacrati. Ok, è grave la bla 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 bla, basta parlare, dammi la quest. Presente, ti seguo, non preoccuparti, sono abituato. Ah, sto razza di fifone. Vabbè, adesso che abbiamo un ricollonito che ci segue, siamo a posto, ragazzi, siamo a posto. Eh sì, eh sì, eh sì. Ok. Mira perfetta. Ok, ragazzi, abbiamo trovato il Altair, il cavaliere. Certo che sono morti per bene sti qua. Praticamente semi decapitati quasi. Neanche semi decapitati, morti proprio. Prima però uccidiamo un attimo questi mob qua, che sono qua nelle vicinanze, perché non vorrei che mi venissero addosso. Altri, no, non ce ne sono altri, ragazzi. Andiamo a parlare con sto qua e vediamo cosa ci dice. Parla. Un'imboscata. Tutti morti. La missione non può fallire, non deve fallire. Tu, sì, io, cosa c'è? Devi portare a termine il dottore Frank Dogface. Bla bla bla. Dal comunicato di Faith Case. Devi trovare il congegno. Congegno. Oh. Ok, capito, dammi sto oggetto. Intanto indossiamoci anche questa qua, vediamo. Camicia casual. La smontiamo, va, tanto non cambia niente. Ah, bene, abbiamo ottenuto un po' di palladio, va. Il palladio è praticamente la moneta virtuale in questo gioco, quindi... sì, ci servirà per prendere oggetto o renderci più forti. Ci sarà molto utile. Intanto uccidiamo questi mob qua e muori, dai. Per fare un po' di esperienza, giusto un po'. Ok. Ed è morto. Ed eccoci qua, ragazzi, livello 2 raggiunto. Ora avete capito perché cercavo di ucciderli. Ah, ecco qua è il portale. Questi sono i portali verso le stazioni, conosciute anche come rifugi, oppure per andare in altre zone. Quindi adesso andiamo nella stazione. Ok, ragazzi, eccoci qua nella stazione. Come vedete adesso, questa qua è stata bloccata perché non possiamo più andarci, perché era la zona del tutorial, diciamo, anche se non è stata abilitata, c'era, quindi non possiamo più andarci qua. Quindi adesso andiamo avanti. Ok, lasciamo stare, va. Andiamo avanti. Eh sì, eh sì.
Ok, eccoci qua, raggiunto la stazione di Holborn. C'è ancora sto qua che sta tranquillo qua a bere il suo chissà cosa, a bere il suo soda, ecco. A bersi il suo soda, soda, soda. Ok, basta. E niente, qua dobbiamo accettare le missioni per poter andare avanti. Quindi andiamo un attimo dal mercante, intanto vediamo cosa c'ha. Allora, questi oggetti blu sono rari. Questi verdi sono potenziato. Vediamo, c'è qualche oggetto leggendario? No, non c'è, non c'è. Ok, via. Ok, no, lei no, lei no, basta così. Eh sì. Allora, ragazzi, io termino qua l'episodio. Questo era più che altro un episodio introduttivo, giusto per vedere com'era un po', se andava bene per fare video, eccetera. E sembra di sì. Quindi dal prossimo episodio cominceremo le vere e proprie quest. Quindi dal prossimo episodio cominceremo a giocare seriamente. Prima di chiudere, volevo andare un attimo sulle abilità, queste qua. Perché ci danno 5 punti attributi e un'abilità da sbloccare. In questo caso scegliamo invoco elementare di fuoco, posso evocarne un altro fino a un massimo di 10 alla volta, oppure Carnagore stavolta. Io stavolta evoco il Carnagore, che è un altro demone che ci aiuterà. Mentre qua mi toccherà mettere, vediamo. Potere, vediamo, forza, non mi ricordo qual era, aspetta, volontà, anche stavolta aggiungi punti potere addizionali, 2, vediamo, resistenza, perché 5 punti vita addizionali, 2, 3, per aumentare un po' i punti vita, ecco, questi sono opzionali, quindi li metto qua, che potranno servire più avanti, vabbè. A parte questo, non ho niente da dire, quindi state bene, ragazzi, e al prossimo episodio e alla prossima volta.